Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questa Santa Messa vogliamo ricordare Cristina, che per tanti anni ha fatto parte della Commissione Diocesana della Parola, che adesso ha già finito il suo percorso su questa terra. E noi la ricordiamo con tanto affetto e oggi celebreremo la Santa Messa per lei. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Accogliamo questo momento del nostro riunirci intorno all'Eucaristia davvero come un dono che il Signore fa a noi e un dono che noi ci facciamo gli uni gli altri. Come dono è stato tutto questo periodo, questi tre giorni di ascolto della parola. E perché questo tempo, queste energie, questa laboriosità, volevo dire sapienza nell'organizzare un po' il tutto, porti il suo frutto per noi personalmente, ma per tutta la nostra Chiesa diocesana. Ecco, sentiamo anche il bisogno di metterci davanti al Signore così come siamo, con le nostre debolezze, le nostre fragilità, per cui ne chiediamo perdono. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei solo il Santo, tu solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che sei vicino al tuo popolo, ogni volta che ti invoca, fa che la tua parola seminata in noi purifichi i nostri cuori e giovi alla salvezza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Le osserverete dunque e le metterete in pratica,
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che oggi io vi do? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo, secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti,
Come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Prima che abbia a perdermi, bene che esprima subito il ringraziamento per questi tre giorni. Penso di interpretare anche il Vescovo che mi aveva chiesto di venire a presiedere con voi questa Eucaristia. Tutto l'apprezzamento per la disponibilità, le energie, l'accoglienza da parte dei padri missionari di Maria per tutto quanto è stato messo a disposizione e per un lavoro articolato, molto elaborato, molto pensato, studiato. Certe cose si fanno secondo il principio della sovrabbondanza. Poi riutilizzerò questa parola se ci riesco alla fine, perché se stiamo a vedere quello che ognuno ha da fare, le cose quotidiane di ogni giorno, queste cose non si farebbero mai, non si farebbero mai. E allora ecco, quindi applauso e ringraziamento per la bella testimonianza che viene data, perché qui c'è tempo, ci sono energie, c'è disponibilità, ecco, c'è generosità. E a volte non vorrei che noi fossimo così bravi a non considerare le cose belle e buone che accadono, ma non automaticamente, che hanno il prezzo, ecco, di quanto stavo dicendo, perché divengano dei momenti, come un punto di arrivo e un nuovo punto di partenza. Mettiamolo così. Dopo una lunga inserzione del capitolo sesto di Giovanni, per cinque domeniche, poi con l'intramezzo dell'assunta, abbiamo ascoltato il discorso sul pane della vita. Io vorrei ripartire da quelle ultime parole. Questo discorso è duro, ma forse anche il Vangelo è duro, eh? È duro. Molti se ne sono andati. Molti stanno abbandonando la Chiesa, altri forse andranno ancora via. Mi sembra che interpreti questa parola anche il momento che stiamo vivendo. E Pietro, nella consapevolezza della sua fragilità e pochezza, alla provocazione del Signore Gesù che non scherzava, non diceva ma mica mi lascerete solo, no, dice no, volete andarvene anche voi? Gesù che ci mette di fronte alla responsabilità di come esercitare, vivere la nostra libertà più piena. E da chi è la risposta?
Nella risposta di Pietro in filigrana penso che possiamo interpretare la pastorale del Pietro di oggi, di Papa Francesco, che non ha altro che dire al mondo che l'unica salvezza è in Cristo, che l'unico vero umanesimo è nel Signore Gesù. E allora da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Da chi? Non cosa faremo, non dove andremo. Poi ci sarà anche il dove andremo, ma prima di tutto c'è da chi andremo. Ecco allora che mi sembra di poter mettere anche questa iniziativa di questi giorni che avete trascorso insieme sotto il segno dell'andare incontro a qualcuno o di lasciare, se vogliamo, che questo qualcuno ci venga incontro, perché poi c'è una reciprocità anche quando ci mettiamo di fronte alla parola di Dio. Non siamo noi che leggiamo la parola di Dio, è la parola di Dio che legge noi stessi. E nella misura in cui anche leggiamo e capiamo, noi leggiamo anche la nostra vita. Da una parte il volto di Dio che si rivela e dall'altra il volto anche nelle pieghe più nascoste del nostro animo, come cerca di smascherare, ecco, il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, quando parla delle cose che escono dal cuore umano. Un accenno alle letture. Ci sono degli, alcuni elementi che fanno la grandezza del popolo di Israele. Hanno senso per noi se li prendiamo nel loro divenire e se vediamo in Cristo la pienezza di questi. Almeno mi sembra di cogliere tre elementi: la familiarità di Dio con il suo popolo, il Dio che si fa vicino, il Dio che si fa presente. Il secondo elemento, il possedere la legge, possedere una norma di vita. Terzo elemento, che è la conseguenza di questi due situazioni, è la sapienza, la saggezza. Quale altro popolo può avere questa? E sono delle premesse, perché noi vediamo poi nel Vangelo, ecco, in Gesù la pienezza della intimità di Dio con il suo popolo. In Gesù la norma, la legge, non più scritta nelle tavole, ma scritta nel cuore crocifisso e risorto di Cristo, e da iscriversi nel nostro cuore. E la conseguenza, la vera sapienza, la vera saggezza di cui sentiamo profondamente il bisogno per noi e per il mondo intero. E allora ci ritroviamo nella categoria del dono, come ci ha richiamato Giacomo nella seconda lettura: ogni buon regalo, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre. Tutto è dono, tutto è dono. La Chiesa è il dono. Gesù è il più grande dono che il Padre poteva fare a tutta l'umanità. La Chiesa è il dono del Padre e del Figlio, nello Spirito. La parola è dono, i sacramenti sono doni, non sono delle scadenze, ecco come siamo ancora troppo abituati a fare da parte del nostro popolo. E che cosa dice Giacomo? Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi. Questa mattina abbiamo ancora alcuni bambini di prima comunione
per le prime comunioni e ho cambiato la parola, accogliete con docilità, cioè accogliete questa parola come dei bambini, come dei fanciulli. Abbiamo bisogno di questa pulizia interiore, di questa infanzia spirituale, per capire anche se la nostra vita di fede cammina sui binari delle osservanze, delle tradizioni, si è sempre fatto così, guai a cambiare, della miriade di devozioni che riempiono spesso anche le nostre giornate, e poi magari non corrisponde a tutto questo un cambiamento del cuore, un cambiamento del cuore. E allora ecco, questo discorso è duro, che lo ritroviamo anche nella durezza del Vangelo, è come fosse una medicina. E allora Gesù che ci ricorda che non sono le cose che entrano nell'uomo a renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo e lo rendono impuro. E lì poi c'è tutta una serie di le cose che escono dal cuore. Chi si è dedicato alle analisi anche delle parole, ci sono 12 comportamenti, 12 situazioni, 6 al plurale, 6 al singolare. Penso che abbia un significato anche questo, perché tutto ciò che è al plurale, purità, furti, omicidi, adulteri, ci dicono che non c'è un modo solo per essere impuri, non c'è un modo solo per rubare, non c'è un modo solo per uccidere, non c'è un modo solo per prostituirsi, ce ne sono tanti. E poi ci sono quelle al singolare, per dirci da dove vengono, dal profondo del cuore, dell'animo. Ecco allora la bellezza di questi giorni, dove si ricorda un po' così, mi è sembrato sono stati presentati 2 poli, il polo del padre tuo che vede nel segreto e il polo del fratello e del cuore del fratello, del cuore nostro, di ognuno di noi, prima di tutto. L'altro giorno, in maniera un po' così improvvisata, ho preso la sprovvista, quando mi avete chiesto di fare un saluto, avevo citato un po' così a memoria, ma in maniera incompleta, le parole di Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Le riprendo per intero. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. Paolo, beato lui, può dire come sovrabbonda il nostro amore per voi, per rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro. Crescere e sovrabbondare. Ogni tanto dobbiamo richiederci se personalmente, se nelle nostre comunità, se nella nostra Chiesa è visibile una crescita. Ma qui non c'è solo il crescere. A volte noi ci accontentiamo del mantenere determinati equilibri, determinate posizioni. C'è il sovrabbondare. Ecco, dicevo, è questo il principio della sovrabbondanza.
nell'amore tra voi e verso tutti, perché è sovrabbondante l'amore di Dio, è sovrabbondante l'amore di Gesù, è sovrabbondante la parola che la Chiesa ci ripropone continuamente. E l'amore ha bisogno di sovrabbondanza, non di calcolo, non di, ecco, fra voi e verso tutti, fra voi. A volte si sta bene nei piccoli gruppi, come stiamo bene nelle nostre piccole comunità. È un bel segno, è una bella testimonianza, è sicuramente un bel aiuto per tutti coloro che vi partecipano. Magari nella parrocchia cominciamo a stare già meno bene, perché c'è già una situazione più articolata, più presenze, più diversità, no? E magari quando non siamo capaci di armonizzare le diversità per farne una ricchezza, ecco, ci sono i disagi. E forse se andiamo nella Chiesa diocesana, ancora di più, ancora di più. Ecco il forte richiamo della sovrabbondanza dell'amore fra voi e verso tutti, questa è un'altra prospettiva, ma è ineludibile questa prospettiva, perché, dicevo, risponde alla sovrabbondanza dell'amore di Dio, e per quanto concerne alla sovrabbondanza di Paolo, che nella sua azione pastorale sovrabbonda. E nel cuore di Dio non ci sono, ci sono solo dei figli, non ci sono stranieri, non ci sono. E allora ecco l'apertura che si pone alla Chiesa di oggi. Da una parte un'esclusività, tu solo hai parole di vita eterna, solo Cristo è il Salvatore del mondo, solo in Lui è possibile il vero umanesimo. Nello stesso tempo c'è la inclusione che non ha più confini, per cui la Chiesa è chiamata ad essere il grande sacramento per tutta l'umanità. E se fosse provvidenziale che stiamo assistendo, no, a coloro che se ne vanno, a coloro che se ne vanno, perché la Chiesa deve purificarsi ed entrare in queste grandi dimensioni, che sono le dimensioni dell'amore di Dio. Cristo è il sovrabbondante in tutto, nell'amore, nel perdono, nella riconciliazione, nell'umanità, nel voler umanizzare la nostra vita. Paolo ha dato il suo esempio, Maria è la sovrabbondante di grazia. Usciamo a seminare, c'è la sovrabbondanza della parola, perché Dio non guarda, questo seminatore un po' anomalo, non guarda su quali terreni semina. Ecco allora, il tra voi che è importante certamente, e il rapporto con Dio non può non passare del tra voi, ma poi c'è il verso tutti, c'è il verso tutti. E allora, ecco, ritorniamo al tema che vi siete dati in questi giorni di ascolto della parola, ecco, usciamo a seminare. A convertire sarà il Signore, sarà lo Spirito. Lui non guarda su quali terreni getta il seme della parola, perché è per tutti, è il sovrabbondante. A noi la responsabilità di predisporre il terreno perché il terreno possa portare i suoi frutti. E allora deponiamo
nella presentazione dei doni anche tutte le vostre fatiche di questi giorni, le vostre preghiere, ecco l'impegno, il lavoro, la ricerca, l'intuizione, lo studio, tutte le cose di cui c'è stato bisogno e che dovevano rispondere, ripeto ancora, a un principio di sovrabbondanza, ecco, perché altrimenti certe cose non è possibile realizzarle, perché davvero sia il Signore a fecondarlo, ad essere un segno per la nostra Chiesa, una sosta anche per continuare il cammino, augurandoci che iniziative come queste non possano che proseguire e, diciamo, ampliarsi nella loro efficacia, che il Signore renda fecondo tutto questo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore è l'unico Dio buono e santo. Eleviamo a Lui le nostre suppliche, non solo con le labbra, ma dal profondo del nostro cuore. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, affinché con gioia e speranza sappia annunciare e diffondere la parola che salva, preghiamo. Ascoltaci Signore. Per i responsabili tutti della vita pubblica ed economica, perché si mettano davvero a servizio di un'autentica giustizia sociale, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché la pandemia che stiamo vivendo ci insegni a comprendere, nei segni dei tempi, la volontà di Dio, per avere la certezza di camminare secondo il piano da Lui prestabilito, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il Vescovo che il Signore vorrà donarci, sia un pastore premuroso verso il popolo di Dio, docile all'ascolto della parola, imitatore del bel pastore, franco nel parlare e modello di fede sincera, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il percorso della parola di quest'anno pastorale, sempre più persone possano scoprire e vivere l'incontro con la parola che salva, perché guidati dalla conoscenza di Gesù cresca la volontà di vivere da Suoi discepoli nella comunità dei credenti, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti gli animatori dei gruppi di ascolto, perché attraverso la formazione assidua alla scuola della parola continuino ad essere annunciatori gioiosi e testimoni autentici del Vangelo,
affrontando con coraggio le sfide che la realtà attuale presenta, nella fedeltà al proprio mandato, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Noi qui convocati dalla parola, la partecipazione alla Tre Giorni Biblica e soprattutto a questa Santa Eucaristia infondano in noi forza ed entusiasmo rinnovati, affinché siamo pronti per uscire a seminare là dove il Signore vorrà condurci, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Padre Santo, guarda la tua Chiesa, accogli la preghiera che ti ha innalzato perché in te solo può trovare rifugio e forza in mezzo alle difficoltà della vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Offriamo lo scrigno, segno della nostra vita, perché il Signore con la sua parola ci aiuti a riempirlo di frutti buoni per il suo regno. Offriamo il sale e la luce, perché solo sostenuti dall'incontro con Gesù la nostra vita può acquistare sapore e risplendere di chiarezza. Offriamo la foto della missione perché cresca in noi la consapevolezza che ogni giorno bisogna rinnovare l'annuncio della parola. Offriamo la bilancia perché impariamo a non temere il giudizio degli uomini per vivere con la libertà dei figli di Dio. Offriamo la pietra perché la fede in Gesù sia sempre il fondamento buono della nostra vita. Canto di offertorio numero 3, pagina 15. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si colmi in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine Maria. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, con tutte le schiere celesti cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ogni dono perfetto viene dall'alto, viene dal Padre. Anche le parole che Gesù ci consegna nel Padre nostro, che la Chiesa ci ha consegnato nel nostro battesimo, sono un dono che viene da Dio. Anche se le cose che chiediamo passano attraverso il nostro impegno, le nostre fatiche, la nostra sofferenza, ma sempre sono un dono di Dio. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In nome del Signore diamoci un segno di pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di recitare la preghiera che è stata composta per la tre giorni che accompagnerà questo cammino iniziato dietro il Vangelo di Matteo, in particolare i primi 17 capitoli, vorrei fare due ringraziamenti particolari. Il primo vorrei fare a tutte le persone che ci hanno dato credito, ormai da diversi anni, il cammino della parola ormai è l'11° anno e al 7° anno compiuto da tre giorni. Quindi piano piano hanno imparato a conoscerci, hanno imparato a riconoscerci, perché per noi è molto importante offrire, al di là dei nostri limiti, un servizio alla parola. La parola di Dio non è di nessuno, anzi è affidata alla Chiesa ovviamente, e non appartiene a un gruppo ecclesiale in particolare o a questo, a quello o agli studiosi, anzi la Dei Verbum affida agli studiosi un messaggio molto importante verso la fine, cioè che devono aiutare il popolo di Dio, semmai un servizio più ancora più importante. E quindi da questo punto di vista mi sento di fare un ringraziamento a voi che ci avete dato fiducia, e non soltanto per l'esperienza della tre giorni, ma in tutto il percorso, in tutto l'anno, di modo che l'esperienza possa essere prolungata, perché la parola, diceva San Gregorio Magno, che cresce con chi la legge, ed è importante durante l'anno non solo fare un'esperienza anche d'approfondimento, d'ascolto di preghiera, ma è importante poi riportarla a casa propria e con le persone magari che conosciamo, i nostri vicini di casa o altre persone, provare a mettersi in contatto, in confronto con una parola. Naturalmente la parola ci potrà rispondere solo se gli apriamo un pochino la nostra vita. E questo è ovviamente un primo ringraziamento. Un secondo ringraziamento particolare alla Commissione Diocesana per la fatica, che penso voi abbiate intuito, che però è stata sopperita da tanto entusiasmo, che non è legato alla soddisfazione di vedere o di fare qualcosa, ma a un desiderio grande, a quello appunto che il Signore sia conosciuto. E se non ci fosse questo spirito, ovviamente noi potremmo fare ben poco, ovviamente, perché poi la stanchezza si sente, le difficoltà si sentono, ed è ovvio che durante gli anni poi tutto questo presenterebbe il proprio conto. Invece lo spirito che li anima è ben diverso, e di questo io vi ringrazio. E voi siete un frutto, ma siete anche un segno, e dentro questo segno spero che tanti altri possano farne parte, perché possono fare anche questa esperienza e possono piano piano lasciarsi un pochino scaldare dalla parola di Dio. E adesso recitiamo, prima della benedizione del Vicario Generale, come rappresentante anche del Vescovo, che ringrazio naturalmente sia per il messaggio sia anche per la vicinanza, leggiamo la preghiera che è stata composta apposta per questo nostro percorso. Gesù, Maestro e Signore, che i magi hanno riconosciuto come colui che portava un nuovo regno, concedici di camminare con te lungo le strade del mondo per portare a tutti gli uomini la luce della tua parola e il sale della sapienza di Dio. Rendici capaci di avere un rapporto sempre più intimo con Dio, di riconoscerlo ogni giorno come Padre, di osservare i suoi comandi col cuore del discepolo. Purifica le nostre labbra da ciò che è superfluo e concedici un linguaggio nuovo ed efficace per annunciare oggi il regno di Dio, la sua presenza tra noi. Ascolta la nostra preghiera di chiesa in cammino. Donale la gioia che viene dalla tua presenza in noi ogni giorno, perché consapevoli del dono ricevuto nel pane che ci nutre, nella parola che illumina, nel fratello che è tua presenza, possiamo spendere le nostre forze all'opera che ci hai indicato: fare discepoli tutti coloro che incontriamo.
Donaci la certezza della tua presenza in noi, nella Chiesa, nel fratello. Riempici il cuore della gioia di riconoscerti il Signore della nostra vita. Ultimissima cosa, dopo la benedizione solenne, lo dico alla commissione, non allontanatevi, ma facciamo la nostra foto di rito. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie a Dio. Concludiamo con il canto Anima Missionaria, numero 1, pagina 14.